Buongiorno a tutti. Oggi ho voglia di pasta, della pasta un po' che mi solleva di morale, che mi mette un po' d'allegria. Continua la serie con gli asparagi, perché siamo in stagione, la roba usata quando è di stagione. Quindi, asparagi freschi, pancetta tesa, poi vi dico che qualità e che bontà che è questa. Poi, cipollotto fresco, pomodoro merinda maturo. E se è maturato a casa, invece queste cose sono quelli verdi, io userò soltanto quelli rossi. Poi, parmigiano, pecorino e peperoncino. Ci siamo? Ah, è giusto scappato. Poi un po' di olio. Metto l'olio, ma oh, così, guardate. Basta, così, guardate, vedete quante ce n'è? Pochissimo. Poi dedichiamoci alla pancetta. Allora, questa non potete capire che cos'è, non è peperoncino. Questo è un pochissimo peperoncino e coriandolo secco. Me l'ha data il consorzio della salsiccia di Monte San Biagio, che è un consorzio, anche presidio Slow Food, dove si fa questa salsiccia nel Lazio, buonissima. Allora, levo la cotenna, guardate, bella asciutta, vedete quanto è bella dura, bella asciutta, questa qui è proprio un bel salume, guardate, guardate che spettacolo, mi sta venendo fame, perché hai presente il profumo del coriandolo com'è? Guardate che bella, guarda. Poco grasso, magra. Questa non è una pancetta. Questa si può portare in borsa come una tic tac, diciamo una caramellina. Credo che ogni tanto è sollevato umore. Allora, vado così. Taglio. Ma sentite, vedete quanto è bella dura, stagionata? Guardate che spettacolo. Ne metto soltanto due fettine, siamo in due, è più che sufficiente. Vado così, taglio così, lascio tutto sopra perché è profumata, è speziato, è gustoso, mi piace. Quindi fuoco alto, lasciamo un po' andare via il grasso. Nel frattempo che faccio? Mi preparo con il resto. Il resto qual è? Gli asparagi, sempre alla nostra maniera. Quindi prendiamo gli asparagi che le punte le metteremo all'ultimo. Il gambo, questo qui duro duro, lo leviamo, non ci serve. Taglia a rondelline così, guardate che meraviglia. Allora, vedete? Guardate, grasso pochissimo, è magrissima questa pancetta, è fantastica. Metto un po' di acqua e butto gli asparagi a rondelle, i gambi, quelli più teneri. Aggiungo un po' di cipolla. Se la mettevo insieme al guanciale, che accadeva? Si bruciava. Invece adesso, in questo momento, metto questa, aggiungo un po' di acqua di cottura sempre della pasta, così, e lascio che si stufi la cipolla e si ammorbidiscono gli asparagi. Adesso, ma che pasta ho messo? Dai, che pasta ti mangeresti con questa salsa? Dimmi se ho sbagliato. Guardate che belli i paccheri, buoni, eh? Perfetto, immaginate la ciccia, l'asparago dentro, che bontà. Adesso pomodoro. Taglio il pomodoro, che metto proprio all'ultimo perché sennò si stacca la buccetta dalla polpa. Metto la pasta, così. Qualcuno si è rotto, però non fa niente, è sempre buono. Noi se mangiamo tutto, vai. Asparagi, quelli crudi. Il pomodorino, un po' di peperoncino. Qua l'olio di Agostino, sommariva, buono. Adesso vado. Allora, adesso dobbiamo asciugare bene questo pacchero. Gli facciamo assorbire tutto questo sapore, questo gusto degli asparagi, la pancetta, la cipolla. Un minutino proprio. Così spengo. C'è la giusta quantità di liquido, che poi mi favorisce la mantecatura, no? Perché se è troppo asciutta poi non manteco bene. Già mi serve la giusta quantità, morbida deve essere la pasta, la salsa. Vado, parmigiano, pecorino un pochino, perché a noi ci piace così. Che bella sta canzone, la ricordate, eh? Allora, poi, mamma mia, questo bello, ah, guarda qua.
Guarda qua, guarda qua. Yeah. Eh? Vado. Adesso io un po' se c'è l'effetto proprio. Sale non l'ho messo per niente, eh. Le devo prendere. Proprio quello che volevo io, l'effetto questo qua. Guarda qua, questo, mamma mia. Guarda. La salsiccia com'è diventata, guarda, guarda qua, guarda qua. Madonna. Oh. Il pomodoro ci sta benissimo. Semplice, di stagione. Quindi quando abbiamo la roba di stagione con gli asparagi in questo momento, usateli in tutte le maniere. Fanno bene, sono buoni. Economica. Ma che gusto, ragazzi. Il pomodoro è perfetto, perché vi dà quel tocco di acidità perfetto. Buon appetito a tutti. Mamma mia, è buona. Lo spettacolo. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perdete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.